rinnovo della convenzione tra il comune di Caposele e l'acquedotto pugliese è intervenuto il primo cittadino di Caposele, Pasquale Farina, che annuncia la linea dell'amministrazione comunale. Il percorso fatto da questa amministrazione è stato un percorso democratico, perché sono da 3 anni che incontro le varie associazioni, i partiti politici, i gruppi, i cittadini di Caposele, che hanno tutti quanti dato dei suggerimenti validi. In base a questi suggerimenti è stata fatta una prima bozza di convenzione. Questa bozza di convenzione naturalmente aveva probabilmente qualche defaianza, che è stata subito notata dalla minoranza e soprattutto dagli avvocati della minoranza, con i quali ho avuto un incontro inizi di dicembre. Loro mi hanno dato dei suggerimenti, mi hanno fatto notare alcune perplessità da parte loro. Io ho preso nota di tutte queste loro perplessità, delle discrepanze che secondo loro c'erano, dei suggerimenti che mi hanno dato, e ne ho fatto tesoro e ho nominato un professore esperto in materia, che era già stato un consulente delle vecchie amministrazioni Corona Melillo, per cui un avvocato anche di fiducia della minoranza, che è figlia di quelle amministrazioni, e ho passato a questo avvocato, insieme ai miei agli avvocati del comune, con i quali il professore Scoca, che ho nominato, collabora, in modo da dare esito a tutte quelle che sono state le perplessità, i suggerimenti e diciamo le discrepanze che avevano notato gli avvocati della minoranza. Per cui adesso stanno lavorando per redigere una convenzione che risponda anche ai suggerimenti dati dagli avvocati della minoranza. Io penso che più democrazia di questa non ci possa essere, e penso di essere stato, insieme alla mia amministrazione, un sindaco che ha dato dimostrazione di apertura verso la minoranza e di massima democrazia. Poi, se la minoranza vorrà continuare a fare opposizione, questo io non posso certo prevederlo, e spero che dopo i suggerimenti che sono stati dati dagli avvocati, che io ho recepito, ripeto, e ho passato al professore Scoca e agli avvocati del comune, spero che almeno in questa fase, nella fase finale, loro collaborino con l'amministrazione e diano anche loro l'apporto che la popolazione di Caposele merita e che tutti quanti aspettano dalla minoranza.